Ed eccoci di nuovo in diretta per farvi vedere. Non possiamo inquadrare entrambi i campi, abbiamo dovuto fare una scelta perché entrambe le formazioni, cioè entrambi i campi 1 e 3, sarebbero stati belli da vedere. In pratica sono inquadrati appunto la coppia della Virtus L'Aquila, la coppia regina, Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola contro Bonifaci e Pasquale D'Alterio. Questi giocatori si sono incontrati anche ieri nel campionato italiano di Serie A, mentre nel campo numero 3 troviamo la formazione di casa, Giuseppe D'Alterio e Zovadelli Pietro dell'Alto Verbano, che dicevamo in mattinata hanno collezionato un 36-0 in pratica in tre partite e poi sono venuti in casa, hanno giocato lo spareggio contro i fratelli, tra virgolette, che rispondono al nome di Antonini Roby e Turvani. In pratica finita la partita 12-4 per D'Alterio, Giuseppe e Zovaldelli Pietro. Quindi abbiamo scelto il campo numero 1, questo è il primo tiro, e vediamo le bocce chiare gialle, sono della formazione della Monastir. Pasquale riesce a prendere il punto mentre Mirko Savoretti ha una boccia da giocare, la boccia è giocabile di Raffa, ma vedo che Mirko si posiziona quasi nella linea dei 4 metri e opterà per la giocata di volo. Grande sempre concentrazione da parte di Savoretti. Tocca il pallino, reca un vantaggio all'avversario e mi sembra che rimanga quel punto, in quanto sono due punti a terra per Savoretti. Vediamo un po' l'arbitro, segna un punto, boccia bassa, quindi anche se rientrava nei 40 centimetri, ha colpito prima il pallino e questo non è possibile, quindi ha recato un vantaggio all'avversario. 1-0 per la formazione della Monastir, Pasquale D'Alterio e Bonifacci. Luca Bonifaci. Vediamo, tiro abbastanza lungo sui 20 metri. Ci dicono appunto che Luca Bonifaci ieri abbia giocato una grandissima partita, anzi, diciamo fra i due migliori puntisti di terna, fra Bonifaci e Crosta della Virtus L'Aquila, e nonostante abbiano perso, sappiamo anche che il CT, presidente, il tuttofare dell'Aquila, Dino Tarquini, nonostante tutto, dicevamo, era abbastanza soddisfatto della prestazione della loro formazione. Quindi sportivamente hanno giocato molto meglio, o perlomeno meglio, e hanno meritato di vincere i giocatori della Monastir. Brutta boccia da parte di Giuliano, vediamo un po' Mirko, si appresta al tiro, ha tirato la boccia, molto cattiva, diciamo, non buona la boccia giocata da Giuliano. Bonifaci di nuovo all'accosto, ben indirizzata, ottima, leggermente lunga ma fuori del bersaglio, mi sembra. Vediamo un po' se l'arbitro va a misurare sola. Signorini Alessi sono in campo, al campo numero 3,
Vi daremo ogni tanto l'aggiornamento di questo campo contro Zovadelli e Giuseppe D'Alterio. Vediamo il tiro Mirko Savoretti, oltre che campione del mondo e campione di stile. Boccia il pallino, lo annulla. Questo sanno fare i grandi campioni. Nelle difficoltà riescono a tirarsi fuori. Mirko è veramente, secondo il mio modesto parere, uno dei più eleganti giocatori, specialmente nella raffata. Ed è uno dei pochi che tiene veramente al suo sport, giocatore che si prepara come pochi e tiene moltissimo anche al suo fisico. Ottima ancora questa giocata di Luca Bonifacci. Questa è la conferma di quanto ci hanno detto nell'incontro di ieri, che è stato un po' l'artefice quasi della vittoria del Monastir sulla Virtus L'Aquila. Boccia sì e no 25, 20, 25 dietro il pallino, quindi anche difficile da tirare. Prova Giuliano Di Nicola a far meglio, sembra buona, non sappiamo se riuscirà ad arrivare, ma non ci arriva. Ora potremmo assistere a una giocata spettacolare come il volo da parte di Mirko Savoretti, è questo che la gente presente ha già dichiarato: boccia al volo. Mirko scalda la boccia. Parte, vediamo un po'. Leggermente storta, forse l'alzata era proprio buona. Ora il pallino è coperto, crediamo che Giuliano venga nuovamente all'accosto, ha la possibilità di toccare leggermente la boccia corta e realizzare il punto, vediamo un po'. Anche questo non è facile, la boccia è di 10 cm, quindi bisogna tirarla molto bene. Il campo tende ad andare leggermente sulla destra lì, però mi sembra buona. Adesso questa viene di qua, addirittura viene sulla sinistra e era buonissima come giocata, ma non realizza il punto. Ultima boccia di tornata per Mirko Savoretti, mentre gli avversari ancora hanno 3 bocce in mano. In questa giocata Mirko dovrebbe non toccare la boccia corta per scoprire il pallino. Quindi vedete, la boccia corta di Giuliano copre letteralmente il pallino. Tende a venire sulla sinistra. Buona giocata da parte di Mirko, ma il punto dovrebbe rimanere, in effetti rimane. Però ci sono 3 bocce abbastanza buone, crediamo possano tirare la boccia corta, è quella che dà maggiormente fastidio, anche se poi le altre sono ottime bocce, c'è sempre la possibilità, con una buona giocata appunto, di realizzare. Quindi Pasquale è venuto a visionare il gioco, adesso tocca a lui sicuramente a tirare la boccia corta. In effetti Luca Bonifacci se ne sta buono buono nel campo numero 2, ecco, dichiara la boccia corta. Classica bocciata di Pasquale. Colpisce, allarga tutto, addirittura rimane solo la boccia di Bonifacci e quindi
possibilità di realizzare tre punti sono tanti, ha mosso tutte le bocce dell'avversario, tre bocce addirittura. Inserisce il secondo punto Bonifacci, vedete largo è rimasta la boccia dei giocatori della Virtus. Giustamente, come si dovrebbe fare, e i giocatori dell'Aquila naturalmente lasciano tirare, anche se essendo tanto largo avrebbero potuto anche dire ma non è giusto, perché le bocce vanno comunque tirate, e ci dispiace sentir dire ogni tanto che la squadra che fa tirare le bocce anche quando i punti sono larghi dicono ma questi non sono sportivi. Non è vero, le bocce vanno tirate. Tiro lungo ancora, proprio al limite dei 24 metri, il punteggio 4-0 in favore della formazione della Monastir, mentre nel campo numero 1 tra la formazione signorine Alessi e Dalterio e Zovadelli il punteggio di 1-1. Brutta boccia questa volta da parte di Luca Bonifacci, anche se la forza era ottima, il campo in quel punto tende ad andare sulla sinistra, mentre se ne è accorto subito Giuliano Di Nicola, si è posizionato sulla sinistra del campo tagliando proprio la eventuale curva centrocampo della, o un, diciamo che è pieno un po' al centro e fa un ottimo punto. Vediamo, Pasquale colpisce, rimane comunque ancora largo. Non è tanto buona questa di Giuliano Di Nicola, rimane molto larga, ma non so se riuscirà a prendere il punto. L'arbitro fa cenno di no. In questo momento nei due campi, diciamo, ci sono tre campioni del mondo che danno lustro un po' anche a questa già sostanziosa gara dell'Alto Verbano. Non prende il punto Giuliano. Ci prova Mirko. Mentre nel campo numero 3 conducono per 2-1 i portacolori dell'Alto Verbano, Zovadelli e Dalterio Giuseppe. Fa una buona boccia, però è leggermente sul lungo e Bonifacci prova di andare a prenderlo. Buona la traiettoria, la forza è leggermente corta, leggermente di circa 20 centimetri. Prova Pasquale Dalterio di togliere il punto con una raffata. Vedete che guarda il pubblico, sono convinto che per quanto sia la coda dell'occhio va, la sposta leggermente, ma conquista mi sembra due punti a terra. Comunque Savoretti ha una boccia, vanno alla misurazione per vedere se sono due punti, ma il punto più buono è circa 75 centimetri, quindi se tira un po' come prima, ovvio che c'è una boccia adesso che dà fastidio, quella centrale, attende tranquillamente Mirko per far gioco.
questo accosto di Mirko che per la sua formazione potrebbe essere il primo punto di questa partita o altrimenti il vantaggio dei suoi avversari salirà 5-0. Vediamo un po' se sembra tirata bene. La boccia passa e realizza il punto. Sì, sembra di sì. Un punto per la formazione dell'Aquila, Savoretti, Giuliano Di Nicola, il punteggio è di 1-4, mentre prosegue la quarta tornata nel campo numero 3. E vi ricordo il punteggio, 2-1 per i padroni di casa, vale a dire a Zovadelli e Giuseppe D'Alteri dell'Alto Verbano, contro Signorini Paolo e Alessi Daniele della Rinascita di Budrione Modena. Vediamo l'accosto di Giuliano Di Nicola, ottima questa boccia. Potremmo dire anche meglio di ottima. Bersaglio comunque. Pasquale al tiro, fora. Sono vere eccezioni quando vediamo forare un giocatore del suo calibro. Volta la sposta leggermente, non era molto centrato anche in questa seconda sua bocciata. Possibilità adesso per il duo nero-verde dell'Aquila per portarsi nelle vicinanze della coppia ottima ancora. Sta giocando veramente bene Luca Bonifaci. Ora bisogna togliere quella boccia senza caricare il pallino e non è facile. Mirko Savoretti al tiro. Sembra che fiuta l'aria. Ai 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 ai. Ha copiato Pasquale. Sembra che stia bocciando, non è tranquillo. Oh, non vorrei che sia il solito discorso che facevo prima, che tanta gente assiepata possa dar fastidio a questi campioni. Tiro sopramano, purtroppo non è fortunato, ma dopo un liscio, vedete che il gioco non gli dice, pallino a tavola, ma il punto, un punto, rimane per Bonifacci. Ora una boccia ciascuno. La difficoltà ora rimane per De Nicola, ma ci prova a tirare la boccia corta. E cerca naturalmente anche un po' di fortuna. La colpisce, la boccia passa dietro e l'altra non riesce ad arrivare. Punto rimane della coppia del Monastir. Bonifaci, vedete che corre dietro la sua boccia. Tenta di realizzare due punti. Sembra buona la boccia come forza, no, dovrebbe essere lunga e poi era anche larga. Un punto solo, quindi 5 per D'Alterio Pasquale e Luca Bonifaci della Monastir Treviso, 1 per Di Nicola Savoretti. Punteggio nel campo numero 3, 2-2. Vi ricordo che sul campo numero 3 stanno giocando i padroni di casa dell'Alto Verbano, Giuseppe D'Alterio e Pietro Zovadelli, stanno giocando contro i modenesi della Rinascita, Daniele Alessi e Paolo Signorini. 2-2 il punteggio.
Boccia abbastanza larga, questa volta Bonifacci lascia lo spazio per un buon accosto da parte di Giuliano Di Nicola. Buona. Toglie il punto. Pasquale in bocciata. Ai ai ai, colpisce la sua. C'è un vantaggio, naturalmente, mettono subito a posto, perché questi giocatori sono al 90%, sono capaci di prendere il pallino quando sono in difficoltà. Ed è giusto, comunque, perché un pallino tutti lo possono prendere. Non toglie, anche se rientra. Non toglie, rimane il pallino libero. Vediamo un po' se Pasquale chiede che gli spettatori si allontanino dai 4 metri. Colpisce ancora la sua boccia, voleva portare la boccia sua a tavola per chiudere per quanto sia il fondo. Entrambe le bocciate sbagliate da parte di Pasquale, tutte sulla destra, e in entrambe le occasioni ha colpito la sua boccia, mentre prima è stato rimesso a posto. Adesso stanno pensando se lasciare il vantaggio, ma perché 3 punti li possono fare a tavola, perlomeno. Ancora non hanno deciso, anche se sembrava volessero mettere a posto. Sì, hanno già deciso. Vediamo un po', il pallino è libero, probabilmente se il pallino va a collocarsi dal centrocampo sulla destra, no, vanno a punto. Però rimane circa 10 centimetri, un poco meno, dietro la sua boccia. Vediamo, Giuliano sta cercando di vedere se c'è o meno, ma come al solito è la misura che ci dirà se sono un punto. Quindi via quella, 2 punti. Vediamo se tira sotto mano, perché può anche tirare sotto mano. No, tira sopra. Sentiamo chiaramente anche in cuffia le raccomandazioni di Giuliano Di Nicola, Mirko, per il percorso che deve effettuare la sua boccia, che sta lasciando in questo momento. Vediamo se Mirko riesce a inserire i 3 punti e si portano in prossimità degli avversari. Se così fosse, ma comunque sembra larga. Quindi 2 punti si portano a 3 contro i 5 della formazione della Monastir. Tre punti, sì. 4 L'Aquila, 5 Monastir. Ottima la boccia giocata da Giuliano Di Nicola, ma Bonifacci prova a toglierlo, una boccia sui 50 centimetri, quasi nei 18-19 metri, sempre un'ottima boccia.
E sembra bella anche questa, forse se ne va. Leggermente lunga, la boccia di Bonifacci. Ci riprova ancora? Questa sì che è ben indirizzata, può toccare il pallino e fare due punti, eccolo. Bravissimo, e forse nessuna delle bocce è bersaglio col pallino, quindi o pallino o la possibilità di tirare il punto più corto, avendo la possibilità del rimpallo sull'altra. Però il gioco sarebbe quello del pallino. Non è facile perché sta chiedendo se sono parallele, ma ce n'è una leggermente più corta. Quella sulla sinistra leggermente più corta. Ma non è facile poter prendere. Vediamo un po' se dichiara il pallino. Pallino. Colpisce il pallino, ma non può non caricare la boccia dall'avversario perché il pallino l'ha preso leggermente sulla destra e quindi è andata a carambolare. Vedete che il gioco addice alla formazione della monastiera. Giuliano se ne va a visionare il gioco da vicino. Va nuovamente al tiro, sembra Savoretti. Vediamo un po' cosa dichiara. Se il punto. La corta sua, quella di Giuliano. Le bocce girano, ma non fanno gioco, le tavole danno poco o niente, addirittura anche la tavola di fondo. Probabilmente è così, dico io, nelle Marche, dove le tavole probabilmente, no probabilmente, sono certo di quello che dico, sia le tavole laterali che le tavole di fondo campo alle volte danno troppo. E qui invece non danno nulla, perché la boccia colpita mezza. Si sono bloccate lungo la tavola. Vediamo un po', ancora cerca un rimpallo. Questa volta è fortunato, ma colpisce. Colpisce la boccia che doveva colpire e naturalmente non sempre si può vedere che si abbia un po' di fortuna, ma questa volta Giuliano l'è andata in cerca e l'ha trovata. 3 punti a fondo tavola. 2 bocce nelle mani Pasquale, è andato pochissimo appunto Pasquale d'Alterio e prende subito il punto, mi sembra, se non è lunga, perché in quella posizione le bocce acquistano velocità, ma questa si ferma e toglie 3 punti subito, riesce a togliere i 3 punti. Pasquale ora ha la possibilità di inserire anche queste, che si porterebbe su quota 7 contro i 4 di Nicola Savoretti. Sembra più corta questa, poi addirittura prende una strana strada.
È buona anche questa, è uscita, è entrata sotto la sponda, poi ne è uscita, quindi 2 punti 7 a 4 per Pasquale D'Alterio, Luca Bonifacci della Monastir Treviso. Il punteggio nel campo numero 3 rimane sul abbastanza lenta, diciamo, questa partita 3 a 4, ma in questo momento non vi so dire per quale formazione. Faremo in modo di dirvelo quanto prima. Bonifacci ancora un'ottima boccia. Anche questa volta dovremo assistere alla giocata a fondo tavola, credendo di una buona giocata da parte di Savoretti. Colpisce, vedete, molto bene, pieno, però il pallino era direzionato sulla sponda destra e quindi punto rimane. Giuliano cerca di prendere questo punto a fondo tavola. Buona, molto buona, deve frenare a questo punto, millimetrica anche questa. Bravissimo Giuliano Di Nicola, prende questo punto a fondo tavola, rischiando un pochino, ma dicevo sempre abbastanza difficile quando c'è da togliere i punti a fondo tavola. Pasquale è andato a sincerarsi sicuramente se bocciando la boccia passa dietro il pallino. Però c'è anche un'altra considerazione da fare, potrebbe tirare anche la boccia sua, perché la boccia non passa dietro e diciamo che le tavole non dando tanto, potrebbe anche, sto vedendo già appunto che sta facendo lo stesso ragionamento Pasquale. Però vediamo un po' se tira la sua o il punto. Non sono riuscito a capire. No, tira il punto. Vedete, la boccia passa dietro, però sì, realizza 2 punti addirittura. Questa volta, probabilmente col giro che è capace di dare, la boccia sua ha fatto un ottimo rientro, realizzando 2 punti. Ora è molto più difficile prendere il punto, ma se sono 2 punti a terra, probabilmente è l'unica cosa da fare, vediamo. In effetti Giuliano si appresta all'accosto, perlomeno se non prenderà tutto il punto, basterebbe prenderne almeno uno. Ottima, mi sembra proprio ottima. E al limite, anche questa molto meglio, ben giocata, anche perché non era facile questa volta togliere 2 punti e uno addirittura buonissimo. Al tiro nuovamente Pasquale D'Alterio. Colpisce il pallino e crediamo ci sia un vantaggio, nonostante il bersaglio esatto. Deve muovere comunque la boccia e questo è un gioco che ha tutto campo. Alcuni mi facevano notare che era solo nell'area dei 14-19 metri, ma l'alto livello è questo. In pratica, in tutte le zone del campo devi muovere quello che dichiari. Ora stanno discutendo i due giocatori dell'Aquila se approfittare del vantaggio o. Perché in effetti la boccia è talmente buona, quella di Giuliano, però anche la boccia dell'avversario non è sicuramente cattiva. Però il punto lo raccoglierebbero sicuro lasciando a fondo campo e mi sembra che
che sia la decisione più appropriata quella di lasciare il punto a fondo tavola e annullare la boccia di Pasquale. Ci prova anche Bonifaci a tirare. Vediamo un po'. No. Niente da fare, però avrebbe messo sicuramente in difficoltà, presa dal verso, avrebbe potuto realizzare anche 3 punti. Ma il liscio rimedia qualche pensiero per la coppia della Virtus L'Aquila. Vedete Marco a fondo campo, Marco Di Nicola, con la classica giubba della Virtus. Prova Mirko Savoretti ad inserire il secondo punto, non facile, forse lunga, o forse precisa, no, è lunga. Quindi si annulla a fondo tavola. Il punteggio nel campo numero 3 è di 4-4, quindi non sono ancora in condizioni di dirvi comunque chi era in vantaggio, ma questo mette a posto le cose. Entrambe le formazioni chiamano 4, come vi dicevo, una partita molto equilibrata e si gioca punto a punto tra la formazione di casa, Giuseppe D'Alterio e Pietro Zovadelli, che giocano contro la formazione della Rinascita di Modena, Paolo Signorini e Daniele Alessi. 7-5 per la Monastir in questo campo, a costo di Nicola, 70, e sicuramente vedete Bonifacci alla costo, ottima direzione, ottima forza, e naturalmente toglie il punto con bersaglio. E al tiro Savoretti. Bella boccia, comunque anche se si lamenta leggermente, vedete, Mirko non è soddisfatto, probabilmente era indirizzata molto più precisa di questa e nel tocco della boccia sul terreno di gioco, probabilmente la boccia si è leggermente spostata sulla sinistra, comunque aveva tolto una bella boccia senza caricare, ma ancora una buona giocata da parte del puntista della Monastir, che fa una boccia sui 20-25 centimetri e costringe nuovamente Savoretti al tiro. Colpisce ancora. Adesso vediamo se D'Alterio saprà fare bene come ha fatto il suo compagno. Vi ricordo che questi giocatori si sono già incontrati ieri nel campionato di Serie A a Treviso, dove Treviso ha battuto l'Aquila. D'Alterio fa benissimo ancora. Prende il punto anche se sul lungo, può permettere a Di Nicola di venire a punto, cosa che sta facendo, in quanto se prendesse il punto costringerebbe una bocciata difficile D'Alterio, in quanto potrebbe essere sotto rimpallo. Buona la giocata, se non gli cade sulla sinistra la forza sembra buona, ma ce lo dirà l'arbitro. Vedete, si dispera un po', Giuliano era convinto che forse la boccia cadesse sulla destra, invece ne è uscita. Sembra che non faccia. Prima, dice l'arbitro.
scorta 8-5 per la formazione della Monastir, mentre nel campo 3 vediamo un allungo, 3 punti hanno realizzato in questo momento, 7-4 e punteggio di 7-4. Adesso chiederemo di chi è la formazione che ha realizzato questi 3 punti, ma ci sembra che Pietro Zovadelli abbia tirato il pallino e questo direbbe che la formazione di casa si sia avvantaggiata sul 7-4. 8-5 invece il punteggio della partita che vi stiamo trasmettendo in diretta dall'Alto Verbano, Gran Premio, terzo Gran Premio Città di Varese. Di Nicola cerca di fare il punto, ma la sua boccia si è inarcata proprio sulla sponda, poi cadendo dietro la boccia del punto. Mirko Savoretti si appresta al tiro. Pisce leggermente sulla parte destra, se ne va la boccia pulita. Ora il punto è di, guardate l'espressione di Mirko Savoretti, è una boccia che va tirata, come d'altronde sta facendo Pasquale, sempre infida la boccia corta. Colpisce d'alterio e realizza il punto. Sono in vantaggio di una boccia i giocatori della Monastir. Dopo il tiro naturalmente di Nicola, due bocce per i giocatori della Monastir, una boccia sola per Savoretti. Ancora una boccia buona. Sicuramente deve andare al tiro, a meno che sì, va subito al tiro anche su questa boccia. Colpisce, quasi va a rimpallare la sua, rimane comunque un punto per la formazione del Monastir. Ora deve fare una boccia molto buona Mirko per costringere il puntista della Monastiera al tiro, e se invece non riuscirà a fare la boccia buona non avrà difficoltà, secondo il mio punto di vista, non avrà difficoltà a togliere Bonifacci, che sta giocando molto bene. Vediamo un po' Savoretti se riuscirà a fare la boccia buona. Lo è una boccia buona. E adesso vediamo di nuovo, ha tirato solo una boccia a fondo tavola e quindi questo non dice nulla, anche se non l'ha colpita in precedenza Luca Bonifacci. Lo vediamo al tiro con 6, 7, 8 passi, addirittura ha tirato di volo. Ha colpito e vediamo se può aver realizzato, sì, un punto sicuro. Ah, la boccia sua se n'è uscita, quindi un punto. Aumenta il vantaggio, ora è di 4 lunghezze per la formazione della Monastir, 9-5 sui campioni del mondo della Virtus L'Aquila, Savoretti di Nicola. È
Abbiamo avuto prima in postazione Giuliano Di Nicola e gli avevamo chiesto perlomeno se poteva essere una rivincita. Lui se la augurava, ma al momento hanno la meglio i giocatori della Monastiera. Bersaglio, vediamo cosa dichiara. Dichiara sicuramente la boccia. Colpita, andava in cerca di caricare anche il pallino. Rimane il punto 7 pari nel campo numero 3, non inquadrato. 7 pari. Partita che continua ad essere giocata molto molto equilibrata tra le due formazioni, ve le ricordo. Altoverbano con Giuseppe D'Alterio e Pietro Zovadelli. Contro la formazione della Rinascita, Paolo Signorini e Daniele Alessi. Guardate la grinta di Bonifacci, come segue la sua boccia. Sente sicuramente la boccia in modo impressionante. Vediamo un po', ha fatto molto bene, ma forse era meglio fargli fare qualche centimetro in più, perché aveva la boccia avversaria come appoggiarsi. Vedete, non è riuscito a farla, ma adesso Pasquale basta che non faccia corto, basta toccarla e realizzerebbe il punto. Ricordo al campo numero 3, dove vi ho detto le formazioni in campo, il punteggio è in perfetta parità, 7 pari, ma questa è tirata malissimo da parte di... Anche se la forza è buona, ecco, la direzione non era quella che doveva percorrere questa boccia se voleva realizzare il punto. Ultima boccia per Pasquale. Anche questa non so se rientra, però è tirata bene lo stesso come forza, si tocca la sua. Adesso qui viene il bello, perché vediamo cosa dichiara. Qui c'è un bersaglio a quattro pezzi. Normalmente nello sport per tutti sarebbe un bersaglio a quattro pezzi, quindi qualsiasi pezzo toccato è comunque valido. Qui invece deve muovere quello che dichiara. Guardano se sono due punti. Savoretti sta guardando il gioco che potrebbe realizzare, sempre in teoria, poi in pratica succedono sempre cose strane. Vi ricordo il punteggio 9 a 5 per i giocatori della Monastir. Ora hanno due bocce da giocare i giocatori della Virtus. Mi sembra che non siano talmente d'accordo sul da farsi, mentre Savoretti dice "Ge pensi mi", come diceva qualcuno. Accenna anche un sorriso Savoretti, quindi ormai l'esperienza, ormai la bravura di questi giocatori non sicuramente li mette in condizione di ansia. Ecco, sono gli spettatori che sono vicini, anzi, che possono dare quel fastidio. Vedete, si porta sempre più sulla parte esterna. Vediamo il tiro di Mirko, allarga bene il gioco. Vediamo, può aver realizzato anche il punto, eh? Anche se non vedo dal pallino la boccia di Mirko la profondità dalla nostra postazione, dal nostro monitor, e mi sembra abbastanza larga la boccia dei giocatori della Monastier, ma che comunque, anche se
ci fosse pochissimo, c'è la possibilità di toccare magari leggermente il pallino, se, sempre se, che poi sei, ma nelle bocce non ci stanno. Adesso l'arbitro ci dirà, il punto è dell'avversario e Savoretti sta dicendo che il pallino dovrebbe fare almeno un paio di centimetri per realizzare 2 punti. Non è facile, in effetti Giuliano riesce agevolmente a prendere il punto, ma non a fare il gioco magari che gli aveva suggerito Mirko. 6 per Di Nicola. Savoretti, 9 per Pasquale D'Alterio e Bonifacci. Campo numero 3, punteggio è 8-7. E vi dico anche per Signorini. Alessi conducono per 8 a 7. Ora c'è stato anche un foro da parte di Giuseppe D'Alterio su una buona boccia di Alessi. Seguiamo nuovamente il campo numero 1, giocata al limite. Guardate il pallino, quasi sfiora la riga dei 4 metri. Non è brutta la boccia di Di Nicola. Vedete? Ma Bonifacci tenta di prenderlo, ma probabilmente se gli cade sulla destra addirittura fa un pasticcio enorme, in quanto copre la boccia del punto e a quella distanza non è facile tirare di volo, ma a questo punto o pallino o punto ancora. Tenuta più larga questa volta, la forza è troppa, una boccia corta, una boccia lunga, anche se quella corta diciamo è già 80 centimetri, la lunga è circa 70 centimetri, c'è in questa circostanza la possibilità, vedete, non so se Pasquale riesce a prendere il punto, ma è ben indirizzata, la boccia sembra corta, in effetti vediamo la testina di Bonifacci, ora viene inquadrato il gioco, bocce, sono 3 bocce non tanto buone. Vi ricordo che il punteggio è di 9 a 6 a favore di Pasquale che sta tirando l'ultima boccia mentre gli avversari ne hanno 3. Sembra corta anche questa. È corta. Questa volta debbono essere bravi i giocatori della Virtus ad inserire quanti più punti possibili per poter tornare in partita. Vediamo un po' la giocata di Giuliano. Di Nicola sembra buona. Dovrebbe passare in mezzo, passa, realizza. Non lo so se realizza 2 punti perché c'è la boccia lunga a questo punto se. Sì, buona, buona, 2 punti. 2 punti. Probabilmente assisteremo ancora a un'altra partita. Oltre che tecnicamente, diciamo anche tirata, che appassiona gli spettatori, tutte partite giocate, le prime due delle quarte partite giocate a 11 pari, a 11 a 10, questa è giocata male da parte di Mirko, tutte quelle bocce corte, chiaro, con i vari avvallamenti del campo,
Non è facile passare sempre dove uno vuole, perché basta spostarsi un pochino che cambiano le direzioni. Telefoni che squillano, ma è un po' la normalità. Succede anche in chiesa alle volte, pensate in una bocciofila. Sbaglio entrambe le bocce, Mirko. Vediamo un po'. No, l'arbitro fa segno che il terzo punto è di D'Alterio. Quindi realizzano due punti, ma che comunque li portano in partita. Chiamano 8 contro i 9 degli avversari, mentre 9 a 7 nel campo numero 3 è. Dal momento che prima dicevamo che 8 a 7 era a favore di Signorini Alessi e avevamo assistito a un foro di Giuseppe D'Alterio, presto vi dirò appunto chi sta vincendo per 9 a 7 nell'altro campo. Sì, 9 a 7 per Signorini, adesso vedo la boccia di Daniele vicino al pallino, Daniele Alessi, mentre Zoldelli cerca di far meglio e lo fa. Fa il punto. Torniamo al campo numero 1, diciamo 9 a 7 per la coppia Signorini-Alessi contro Giuseppe D'Alterio e Zovadelli. Tutte bocce leggermente corte, quelle di Giuliano, ma estremamente valide in quanto sono sempre possibili le tamponate. Arriva e non arriva, vedete? Sarebbe arrivata, ma una boccia corta è sempre molto importante, piuttosto che i 50 cm sul lungo. Ora, mentre sono in rimonta i giocatori neroverdi della Virtus L'Aquila, in questa tirata sono in difficoltà i portacolori del Monastir Treviso. Ancora l'accosto Luca Bonifaci. Partita emozionante, guardate che bella giocata. Se non se ne va. Tirata bene, ma vedete in qualche punto le bocce continuano a rotolare e in altri si tendono a bloccarsi. Lì probabilmente è una posizione dove il campo è più levigato. Perché? Perché di solito in quella posizione ci sono le strisciate dei tiratori e questo accade. Non fa il punto. Quindi per la seconda volta in questa partita si trovano in difficoltà i giocatori della Monastir, nonostante conducessero per 9 a 6. Altra boccia nulla per D'Alterio, voleva colpire pulito, ma è uscito di qualche centimetro. Ultima boccia, tre bocce da giocare per l'Aquila. Quindi ancora una possibilità di raggiungere, col punto a terra raggiungono i loro avversari. Vediamo un po' D'Alterio, sembra corta, si appoggia alla boccia corta di Bonifacci, non toglie il punto, punto a terra per l'Aquila, addirittura avrebbero la partita in mano, ma non è facile sicuramente inserire 4 punti, però è andato già a visionare il gioco Giuliano Di Nicola. C'è una certa calatina in quella chiamata così, molti magari non riescono a capire la mia espressione. C'è una leggera calatina verso il pallo che tirando esternamente la boccia potrebbe rientrare verso il pallino se la forza è giusta. Vedete come scende sulla sinistra? Poi magari si riporta. Ah, l'arbitro ha dichiarato 2 punti. 8 e 2, 10. Tutto nelle mani di Mirko.
Vedete come Giuliano sta indicando la strada maestra che potrebbe portarli alla vittoria di questa quarta difficilissima partita. Dopo aver vinto lo spareggio, due spareggi in questa manifestazione, una è stata vinta appunto dal duo Mirko, ancora un po' infastidito, non sappiamo da che cosa, era pronto per... Vedete come lascia la boccia accarezzandola, magari dicendogli anche alcune paroline. Mi sembra molto larga. Niente da fare, quindi forza giusta, ma non ha avuto la calata Vediamo un po', questa sembra meglio indirizzata, però è esterna, ma rientra in questo momento, potrebbero essere anche tre punti, vediamo un po', o tre o uno, ma mi era sembrato di vedere l'arbitro dare due punti in precedenza, però i due stanno discutendo, adesso vi diciamo subito quanti punti erano. Tre punti, 11 chiama, dopo un lungo inseguimento da parte della formazione della Virtus L'Aquila, ora sono a un passo dalla vittoria. Si sta parlando da solo, si sta dando le botte alle bocce, Mirko Savoretti, è gustosa questa scenetta, perché per poco in pratica non è riuscito a far partita. Giuliano sta macinando veramente bene in questi ultimi tiri, bocce abbastanza buone che gli avversari non sono mai riusciti, in due occasioni sono rimasti con tre bocce in mano. Tiro di Pasquale, ma era andato al tiro sul pallino, colpisce la boccia, hanno ceduto quasi di schianto i giocatori della Monastir, ma ancora non è finita, nonostante che il punteggio e il discorso partita sia adesso favorevole ai giocatori della Virtus L'Aquila. Colpisce il pallino, va sull'angolo, un punto abbastanza, diciamo abbastanza largo, ma non eccessivamente, e qui adesso tocca nuovamente a Giuliano. Tiro alla boccia corta, quindi hanno tre proiettili in canna, diciamo, i giocatori dell'Aquila, mentre gli avversari ne hanno due con il puntista Luca Bonifacci. Fora, vedete com'è strano il gioco delle bocce, sembrava fatta, però l'imponderabile succede sempre. Nei momenti in cui sembra che le partite siano finite, poi questi campioni sono in grado di sovvertire ogni pronostico. È stato grave sicuramente l'errore ora di Mirko, che non ha colpito in queste occasioni. Quando l'avversario sbaglia, in effetti nella prima tirata da parte di Pasquale D'Alterio, ha tirato il pallino, ha colpito la boccia del punto, e quindi i giocatori dell'Aquila avrebbero potuto subito avere il favore, sta boccia è il favore del pronostico, ma sta boccia è salita troppo a centrocampo, vedete poi cosa succede. Ora Bonifacci, se Mirko non riesce a chiudere, ha la possibilità di mettere due punti a tavola col punto in terra e far partita loro. Partita incredibile. E Mirko, non so se tirerà la corta di nuovo, sì, perché appunto abbiamo visto che qualche boccia l'ha sbagliata, e quindi non si azzarda a dare appunto a tavola. Prova nuovamente il tiro nella corta,
volta colpisce, la boccia non dovrebbe, passa, ora Bonifacci sembravano finiti, chiamando 11 la Virtus e 9 la formazione della Monastiera, adesso ha tutto in mano Luca Bonifacci, se inserisce queste due bocce elimina i giocatori della Virtus L'Aquila e sta giocando veramente bene. Non sente la pressione, perlomeno la Peppa è buona, ha sfiorato leggermente la boccia del punto e facendo questo la boccia poteva anche andare a toccare alla tavola e si è salvato. Vedete la disperazione un pochino da parte di Giuliano Di Nicola mentre accompagna con grande voglia, diciamo, che questa boccia arrivi per poter poi esultare. Sembra un po' corta, ma sicuramente ci vorrà la misurazione, anche se da questa angolazione sembra che ci sia il terzo punto, ma i giocatori dell'Aquila non si muovono. Ragazzi, siamo a 11 pari, anche questa partita va a 11 pari ed è sicuramente la cosa più bella per gli appassionati che seguono le bocce. Partita tra campioni giocata a 11 pari e oseremmo dire fino all'ultima boccia. Bonifacci forse ha sentito tanto questa possibilità di fare partita che per pochi centimetri non è riuscito a mettere la sua terza boccia. 11 pari, mentre 10 a 8 è il punteggio a favore della formazione di Modena. Alessi e Signorini stanno vincendo 10 a 8 sui padroni di casa dell'Alto Verbano. Vediamo Mirko Savoretti cosa deciderà di tirare. Il punto. Almeno le labbra. Abbiamo percepito questo. Punto. Rimpallo sul pallino che va sulla sponda opposta nei 4 metri, oltre leggermente i 4 metri, circa 50 centimetri. Guardate, c'è la gente anche seduta o perlomeno inginocchiata pur di stare a vedere da vicino. Vediamo un po' di Nicola. Sento degli applausi e finita la partita, vincono Signorini Alessi ed entrano nei quattro, battendo i padroni di casa, Giuseppe D'Alterio e Pietro Zovadelli. Il punteggio 12 a 8 per la formazione della Rinascita di Modena. Guardate che bella boccia che gioca. E non è facile in questo momento mettere delle bocce a questa distanza. Savoretti e Bersaglio ha dichiarato la boccia del punto. Vantaggio di bocce per la Monastiera. Ai 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 ai, Mirko non colpisce, adesso problematica la situazione per i giocatori dell'Aquila, che hanno avuto una grossa possibilità nel tiro precedente, ma poi hanno sbagliato tutto. Tira Giuliano, addirittura non colpisce, finisce questa partita. Vincono Pasquale D'Alterio e Luca Bonifacci. Complimenti a Bonifacci che ha giocato una grande partita, mentre sicuramente calati non tanto Di Nicola quanto Mirko, che in un paio di occasioni aveva la possibilità di colpire una boccia, però ragazzi, questi hanno giocato quattro partite questa mattina e in pratica ieri erano a Treviso, quindi è tutta una corsa per giocarsi queste gare
queste gare importanti. Ora vedete che il gioco è fermo. Noi ci prendiamo una pausa di 5 minuti. A risentirci.